La verde campagna offuscava motivazioni di silenziosi silenzi mentre vocianti grida in lontananza udivo. Su collina con praticelli, ombramenti alberati, senz'altro nell'apparente appariva mastodontico il muraglione del convento. Passai con placato tacere il cancelletto verde, come roboante di luglio tardivo quel giorno suonò mezzogiorno. Le rosse facce, come fossero a comando, trovarono con subita dolcezza un mesto raccoglimento. Io allora, imbarazzatamente confuso, mi fermai in un rispettoso silenzio. Poi m'accorsi con improvviso stupore di un chioschetto d'armoniosa costruzione. Oramai mi vezzeggiavo della dolcissima quiete e delle facce loro stranamente contente. Ma d'improvviso, confuso dalla contadinella di passaggio, ripassai vergognoso ma ancora stranamente e vertiginosamente umanizzato quel cancelletto verde del muraglione del convento. Esordisce effettivamente come un poeta impegnato. Diciamo, la prima raccolta si intitolava appunto Resistenza, poi abbiamo L'altro intorno, anche in questo caso un libro impegnato. Resistenza è un libro impegnato politicamente, anche perché no, anzi forse soprattutto all'interno del nostro paese, della nostra storia contemporanea, mentre L'altro intorno è impegnato all'esterno interno, cioè molto focalizzato come tematiche, come temi, sulla immigrazione, su un senso di empatia più che di solidarietà. Quindi voglio dire che l'esordio è molto, in senso positivo, politicizzato. Ho detto, è cristiano, fa un po' parte dell'avanguardia degli anni 70, poi, come diceva Dino Blasone, citazioni classiche, poi tanto romanticismo, poi la politica, impegno politico, anche civile. Mi fa molto piacere parlare di questa sua opera, Mondo Mio. Mondo Mio, per il quale io vorrei innanzitutto proporre un titolo con un accento diverso, Mondonio. Mondonio mi sta più simpatico che non Mondo Mio, nel senso che sento anche di più un qualcosa di un rumore, un qualcosa che possa somigliare a una specie di pandemonio che poi di cui trovo più di un eco in questa tua poesia. Condivido quello che è stato detto, vale a dire il fatto, per cominciare, di una teatralità che è intima, che è interiore alla tua poesia. E condivido anche il fatto che per questa via si coniughi all'interno della tua poesia il presente e, vorrei dire, l'antico, non il passato. Volevo solamente dire che sono uscito da una situazione mia personale, che purtroppo ho perso mia moglie da poco, e per cui ci avrei due aneddoti. Intanto il primo aneddoto è che, stranamente, quando ho finito di scrivere questo libro, mi dissi tra me e me, per me con questo libro finisce un ciclo. Purtroppo è finito veramente un ciclo con la perdita di mia moglie. E un aneddoto che mi disse mia moglie, due aneddoti. Il primo,
chiedevo a Maria Pia se voleva leggerlo prima e lei mi disse no, no, che non è pubblicato, io non leggo.